Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, questo percorso. Ecco, oggi quando abbiamo dei fogli tra le mani è perché vogliamo condividere le vostre storie. Ecco l'indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione. Ci ha scritto Rachele, mamma di tre ragazzi di 16, 12 e 6 anni, 49enne, che ci racconta la sua storia. La sua storia e la sua grande devozione per Padre Pio. Conobbe Padre Pio circa 30 anni fa quando sua cugina, 18enne, si ammalò di tumore al cervello, al cervelletto. Da quel momento in poi Padre Pio entra, si può dire, in modo prepotente nella sua vita e nella sua famiglia, e diventava ogni giorno che passava il punto di riferimento assoluto. A far conoscere Padre Pio, alla tutta la sua famiglia, fu, ecco, proprio per questo momento particolare che viveva sua cugina Cristina, fu una suora, Suor Maria Luisa di Santa Teresa del Gesù Bambino di Quartu Sant'Elena, la quale chiese la conversione da parte di tutta la famiglia e poi tante preghiere, preghiere di intercessione verso Padre Pio, per la guarigione di Cristina, la quale era mamma di un bambino di 2 anni. In quel momento, ecco, con grande fede, ecco, così come in tanti percorrono questo luogo per arrivare da Padre Pio nella sua cella, possiamo immaginare anche come ha fatto la famiglia di Rachele per chiedere una grazia. La situazione era molto grave, quella della cugina Cristina, anche se con tante sofferenze lei riuscì a superare questo male e visse ancora molti altri anni, dando l'opportunità anche a questa donna, ecco, spiega Rachele, Padre Pio diede questa opportunità perché le fece la grazia, guarì da questo tumore, ecco, ebbe la possibilità anche di vedere suo figlio convolare a nozze. Quindi è venuta a mancare questa donna proprio 2 anni fa, a 45 anni, senza mai lamentarsi della sua condizione fisica e sempre in preghiera. E ci scrive Rachele, anche nel letto di morte, quando le chiedevamo come stai, lei con un sorriso rispondeva bene. E abbiamo avuto una santa, scrive, nella nostra famiglia. Se non fossimo stati sostenuti dalla fede e dall'intercessione di Padre Pio, tutto questo cammino di dolore avrebbe avuto un altro peso e un altro senso.